E quindi cosa facciamo qua? Cosa facciamo qua? Ci abbiamo un indianino? Io vorrei andare a casa, guidi tu, amore? Se lo metto tutto, poi si zozzerà. Tanto! Facciamo un bel cin. Cin! Facciamo cin, Seba? Fai cin, no. Non è stato onesto, cioè, no. Cin. Buongiorno! Ho una sciarpa un po' particolare oggi. Mi sono fatta una pelliccia di ermellino. Mi sono fatta una pelliccia di gatto. E lui stai qua, eh? Com'è, amore, la parola? Lui sta qua. Stai qui. Ciao. Vieni qua, cicciotto. Ma tu sei già cresciuto. Sei già cresciuto. Ari buongiorno, è un sacco di tempo che non ci vediamo perché è successo di tutto, veramente di tutto. Quindi benvenuti in un nuovo family vlog con noi, con la nostra grande family, perché siamo ufficialmente 9 membri in famiglia, noi 4 più 5 gatti. Ci siamo 9, tantissimo. Voi quanti siete in famiglia? Commentate qui sotto e fatecelo sapere. Intanto è arrivato anche il mio maritino adorato, perché tra l'altro avete visto che abbiamo fatto un brindisi, ci stiamo dando, questo sarà un weekend di alcol, io mi darò allo spritz. No, ma non dire così, tra l'altro tu sei, non dico astemia, ma non hai mai bevuto. Sì, no, mai bevuto, sempre stata contraria, e solo che lunedì il signorino... Finalmente mi opero. Finalmente si apre al cuore. E stavamo aspettando che vedessero i livelli di allerta dell'isola per il Covid, e siccome non l'hanno abbassato lei non può entrare all'ospedale perché sono in terapia intensiva e non si può entrare solo a vedermi un'oretta dopo l'operazione. Io so già che impazzirò lunedì. o mi arrestano lunedì. No. Che dovete sapere che io ho un carattere molto tranquillo sotto certi aspetti. Però si infiamma quando però è agitato, soprattutto. Mi infiammo facilmente. Sono le regole nazionali. Sì, sì, ma io oh, santo Dio! E io continuo a dirle questo, perché cioè... un giornale mi fa, io entro. No, io te lo dico, io entro. Ma io ho capito che sono le regole nazionali e tutto. Però ti operi al cuore, non ha la luce valgo, santo Dio. Posso venire a sapere? Ma ti telefonano, ti dicono. Ma io sto lì fuori, non è che no, voglio entrare. Non puoi stare, amore. No, ve l'ho detto, io voglio solo che sia martedì, che lui esca dall'ospedale. Tranquillo. E che finalmente ritorno a vivere. Ma perché tu sei esagerata, non è niente di che. Più agitata lei di me, io sono tranquillissimo, non vedo l'ora. L'unica cosa è che un po' ho smesso di prendere le medicine perché bisognava smettere una settimana prima, sono stanco questa settimana, quello sì. No, 10 giorni. Prima. 10 giorni prima, sì. 10 giorni. 10 giorni che sono un po' stanco. Tra l'altro ho fatto la PCR. Sì, cioè, l'ha fatta oggi. Perché giustamente per poter entrare devi fare la PCR, che roba che sono positivo per caso non mi opero. E ricominciamo. No. E quindi... siamo stati un po'... non ci siamo stati. Scusate. Sto dicendo di avere il mal di mare, come vuoi dire, un po' vomito. Comunque, lo spritz. Quindi oggi sarà un vlog casalingo con noi, prepareremo un po' la cena, anche se abbiamo fatto un aperitivo rinforzato, faremo qualcosa di veloce, e magari sistemerò un po' di cartoni, vi faccio vedere anche i gattini che sono stati tutti mali, se mi seguite su Instagram l'avete già visto, uno che strazio, è stato uno strazio veramente, però vi faccio vedere una cosa bellissima. Ma veramente bella di Romeo. Ah, ma possiamo andare. So parlarsi di me. No, raga, io so veramente, non vedo l'ora che sia martedì. È tipo l'allegro chirurgo, amore, che se sbagliano fa e mi si accende il naso rosso. Vi faccio vedere la cosa bellissima, La cosa bellissima. Che è questo gatto mezzo rasato. È ma una cosa rasato, sembra uno Sphinx. Sì. C'ha una buzza bellissima. Cioè veramente è ancora in silenzioso. Sì, sì, modalità silenziosa. Tra un po' inizia con la vibrazione e poi passa torna. Ma c'è una buzza, io vorrei uno Sphinx adesso, sì, amore. Prendiamo uno Sphinx. Sì, amore. Andiamo via quello lì piccolo. Via! Piccolo otre!
Ah, lui è già stato soprannominato. Otre, perché qua ha questa sacca che sembra l'otre, quello del vino che avevano nel Medioevo. È un otre proprio, ma a me non mangia piace. Un sacco. A me non piace per niente. Si vede che non gli non piace. Non mi piaci. Ma ti do dei baci di non piacere. Che passa? Che passa? È già cresciuto, vero? Vai. Comunque, devo assolutamente tagliarmi i capelli perché hanno queste puntine svuotate. E in questo weekend me li taglio, anzi forse me li taglio lunedì, così dopo l'operazione. Nuova vita, nuova vita. Comunque, adesso mi metto a cucinare, però siccome ho bisogno di relax, vado ad accendere una di queste nuove candele di Ava & May. Conoscete il brand? È un brand che fa delle profumazioni per la casa. Questo in particolar modo è il kit Time to Relax. Questa qua è Siargao Filippines, questa qui, e invece questa qua è Antalya, la città in Turchia, e fa delle candele 100% vegetali con soia, cera di soia. Ogni profumazione è ispirata ad un luogo nel mondo. Volevo accenderne una adesso che sto preparando la cena perché è proprio il kit per il relax. Magari apro Antalya, questa qui, che è una candela, non solo candela, ma è una candela da massaggio. Quindi una volta che la accendi va a creare un olio ricco di vitamina E che puoi andare a utilizzare proprio come massaggio, sia magari se vuoi massaggiarti le mani, farti un bel massaggio, i piedi, le spalle, dove vuoi, o se vuoi fare un massaggio sensuale. Tra l'altro il pack è stupendo, è veramente bellissimo, sono tutte realizzate a mano, anche il legno è intarsiato a mano, e sono candele 100% made in Europa, precisamente in Spagna, quindi sono dove viviamo noi. Vedete che vado a prendere l'accendino, che me lo sono dimenticato, è rimasto in camera da letto. Vado ad accendere la mia candela. Sta già creando l'olio, pazzesco! L'olio per fare il massaggio. Tra l'altro, essendo 100% naturale, non contiene nessuna sostanza chimica, quindi non fa male né ai bambini né a noi adulti e neanche ai gatti, che come potete vedere ce n'è uno anche qui, che è Poldo. Già si sta sentendo la profumazione. È molto orientaleggiante, calda, molto rilassante. Ne adoro. Vediamo l'olio. Voglio provarlo perché sono curiosa. Bello, si stende bene, si stende. Buono, mio Dio, è buonissimo! È buonissimo, è super caldo. Mi ricorda l'hammam, i bagni arabi. Mio Dio, buonissimo, è buonissimo. Io non so se l'avete già assaggiata, ma questa assaggiata, perché è proprio praticamente un ottimo profumo. Vedete, io vado a prendere perché non è ustionante, ha sempre questa temperatura perfetta per andare a massaggiarlo. Mio Dio, ma è bellissimo. Ma io non cucino più, io mi vado a fare un massaggio. Amore, vieni qua che ti faccio un massaggino. No, è buonissima, c'è un profumo pazzesco, ma che buono. Dopo mi merito un massaggino, ricordati. No, cioè, a parte che sono piena di gatti, comunque dopo ti faccio un massaggino alle spalle. Comunque, se non l'avete ancora provate le candele e tutti i profumatori per ambiente, poi ci sono anche un sacco di prodotti anche per il corpo, bagno doccia, crema corpo, delle stesse profumazioni delle candele, se non l'avete ancora provate vi lascio qui sotto il link e un codice sconto del 50%, cioè super, veramente super, ve lo lascio qui sotto e sappiate che è valido 2 settimane, quindi da oggi fino a 2 settimane potete acquistare tutti i prodotti di Ava & May al 50%. Cos'è che stavi facendo? Cos'è che stavi facendo? Lo vedete qua, è sempre aperto perché c'è la pappa dei gatti. E infatti qua c'è sempre il ritrovo, tipo una riunione. Ma avete già mangiato, Tati? Dai, guardate cosa vi do.
L'altro giorno gli ho preso questo aperitivo liquido, eh? Vedete che qua hanno già mangiato, le ciotole sono... Ehi! Golfino! Eccolo! Te lo sto per spaventare perché quando io passo così mi sembra si spaventa. Sì! Bijou! Vediamo se arriva Bijou. Vai a vedere Bijou? Bijou! Vediamo se arriva Bijou, così diamo tutti l'aperitivo. Mamori miei! Ma voi siete gli amori della mamma. Che cos'è questo? Tuyo. È mio? Sì. E che cos'è? Servono per fare le unghie. Ho comprato questi per fare le unghie con i pois. Domani magari mi faccio le unghie perché oggi ho tolto il semi permanente e volevo farmela a pois. Romeo è sempre qua, eh? Ale sta mettendo a posto una spesina che abbiamo fatto, devo andare a fare lo spesone. Qua cos'è? Un po' di pane, bicchierino per il vino. Biscottino. Ah, i biscottini! Questi sono i biscottini preferiti di mia suocera. Sì. No, della mamma di papà. Sì, questo quello... è per mamma e no. papà. Della nonna. Ma io vorrei bevere. Ma sei fuori di testa. Bevere. Lui fa una confusione, ad esempio, bevere perché dice bevere. Sì. Quindi bevere. C'è un po' di confusione tra italiano e spagnolo. Sì, amore, però quando avrai 18 anni lo puoi bere. Per ora? L'ho già bevuto i 6 anni. Sì, ma perché? Perché se lo dici così sembra che mamma e papà ti diano. No. L'ha bevuto a triciclo uno bello così. No, allora fa. Papà, posso bere un goccio? Ne bevo un goccino piccolissimo. Vabbè, assaggialo. Eravamo al ristorante. Mi gira un secondo, si è tracannato tipo tanto così di vino. È impazzito. Era scatenato. Credo di avere la foto. Se la trovo te la mando così la metti e vedono. Ma vedono la... Era il giorno della finale degli europei che entravamo in casa. Se c'era grande Ricchio c'era mio fratello. No, secondo me nessuno di loro. Quando siamo qualcuno. Entrati qua in casa? Ma è vero? È arrivato un indio. Ce l'ho con la mia candela. Che c'è? No, non spegnetela. Non mi schiamo, so come prendo uno più uguale di succo. Bravo. Facciamo un bel brindisi. Un brindisi, un cin. Ma cosa devo dire? Ma cosa prendiamo? Alla festa del papà di domani. Brindiamo alla festa del papà. Cin, cin. Cin, amore. Buono. Questo qua è buonissimo. Ma tutto ciò che viene da Lanzarote è buono. Buonissimo, Lanzarote è la nostra isola preferita per le vacanze, non per viverci, ma ci andiamo il 29 di maggio, i giorni dopo. Sì. No, il 28 di maggio. 28. Abbiamo prenotato ieri per Lanzarote. Sì. C'è la bolognese. Com'è la bolognese? Lo so, com'è la bolognese? Mi stai mangiando il sedere. Madonna mia, sembro una focaccia la mia faccia, sembro una pizza. Fai vedere che cosa hai in mano. Mi mangio il mio calippo. Chi di voi mangiava il calippo da bambino? Questo è il calippo fatto. Ah, il calippo, calippo. Calippo, calippo. E poi c'era anche il calippo Fritz, avevano provato. Oh, calippo Fritz. Non te lo ricordi, buonissimo. No, durato no. Tipo 3 giorni, poi l'hanno tolto. Mai visto. Ci stiamo per iniziare a vedere un film. Comunque è vera la cosa che dicono che si passa più tempo a scegliere il film che a vedere il film. Cioè ogni volta è tipo una rassegna stampa. Se avete qualche film da consigliarci su Netflix o su Disney Plus. Ah, io Disney Plus lo paghiamo pochissimo. È vero. Fatecelo sapere qui sotto, commentate. E niente, noi ci vediamo domani.
Mi ha rubato il posto comunque per vedere. Mamma, stiamo litigando tipo da 10 minuti perché vuole il posto al centro. Si è messa lì, è sempre Mamma stato il mio, mia. Scusami. Cioè, ti giuro, sei veramente una roba insopportabile. Va bene, va bene. Quando lunedì sera sarai sola in casa senza di me, vediamo se non ti dispiacerà non avermi ceduto. Dai, vieni di qua, mamma mia. Cioè, veramente, è terribile. Terribile. Comunque, sì, noi ci vediamo domani. No, che faccia goduta che ho. C'è un bambino, un bambino. E ci vediamo domani, che domani andiamo a comprare la cameretta per i bambini, finalmente, finalmente. Alla fine, con varie vicissitudini, con il falegname, sì, l'andiamo a prendere al Corte Inglese. Abbiamo sì. trovato una bravissima, tra l'altro per dire quanto contano le persone. Al Corte Inglese avevamo parlato con uno. Eravamo già andati, un rincoglionito totale. Sì, è vero. Siamo tornati, chiediamoci, fanno sì, potete parlare con lui. E lei con la faccia tosta fa: no, io con lui non ci parlo, fatemi parlare con un'altra, se no non costo niente. Ci hanno fatto parlare con un'altra, cioè ci siamo capiti dopo un secondo, esatto. Ha preso il programma, bla bla molto bla. Molto carina. Fatta su misura, bellissima. Sì, sì, infatti, no, molto carina. Tra l'altro forse riusciamo a trovare anche il letto per noi, perché sapevate che noi non abbiamo ancora il letto. Siamo ancora senza strutture, ancora accampati, però non è che cambi molto, però cioè già per dare sì, un pochino di estetica, sì. Cioè a noi ci piaceva quello di flow, solo che non consegnano. Però cioè, te lo devi andare a prendere tu. Devi andare a prenderlo tu e te lo devi montare tu. Cioè loro non hanno chi te lo monta. Qui alle Canarie, ovviamente. Qui alle Canarie, è una roba pazzesca. Eppure hanno il distributore in Spagna. Quindi adesso ne abbiamo trovato forse un altro. O di Natuzzi, o l'altro, cos'era? Oh, Madonna, non mi ricordo. Cattelan, che lo fanno come lo vorremmo noi. Simpaticissimo, quindi... tra l'altro, Cattelan. Ma non interista. È lo stesso Cattelan. Ah, lui che fai qui. Ma io mi vergogno, veramente, cioè... E niente, quindi domani sarà giornata di... Veramente, ti ho escluso. Sì, ti ho escluso. E quindi niente, domani sarà giornata di giretti, anche perché poi ci sarà anche una sorpresa per i bimbi, perché domenica viene la nonna. La nonna, noi abbiamo detto a Ricky, tanto ora che vede sto vlog... Non lo vede, perché tanto è in castigo in questi giorni. E gli abbiamo detto che dobbiamo andare a prendere il mio dottore che arriva per operarmi, che dobbiamo andare a prenderlo all'aeroporto. Sì, dottor Rodriguez. Insomma, devo venire anch'io, devo venire. Sì, sì, sì. Quindi domenica pomeriggio, tardo pomeriggio, andiamo a prendere la nonna. E lui non lo sa, quindi viene domenica per darvi anche una mano con i bimbi, visto che lui poi lunedì si opera e io sono da sola. Però mi sento che andrà meglio, perché mi hai fatto mettere al centro. Il karma ti ripagherà per questo regalo che mi hai fatto. Bravo. Già tu tagliato i capelli, cioè. Io dopo ho rivisto il video, perché quando lo monto poi a volte mi dice: beh, rivedilo com'è. E ho rivisto lo scempio che mi ha fatto dietro alla fine. C'è una roba inguardabile. C'ho una striscia che sembra il Moicano. Cioè, era tutto della vergogna quello. Niente, vi mando un bacio, andiamo a vedere il film. Ci vediamo dopo, al prossimo. Con Mark Wahlberg. Allora, abbiamo fatto settimana scorsa solo film bellissimi. Bambini bombardati in Danimarca, robe sulla seconda guerra mondiale. Oggi vediamo Pain and Gain con Mark Wahlberg, almeno sì, sì, ci rilassiamo una roba un pochino. Bella leggera. Abbiamo visto quello su Cookie, abbiamo visto tutta roba sì, abbiamo molto visto intensa. Anche quello su Cookie, bello. Bello, molto. Bello, bello. Niente. Se avete film da consigliarci, fatecelo sapere, mi raccomando, qui sotto.